No, io penso che esista anche un limite alla presa in giro del Parlamento sovrano di questo paese, signor Presidente, perché noi abbiamo passato 2 ore e passa a discutere del fatto che non c'erano le coperture, ma c'era un altro disegno di legge in un altro ramo del Parlamento, che il Movimento 5 Stelle Lega, figuriamoci, i diritti delle donne, chi li tocca, ma che siamo impegnati e vogliamo fare. E poi, quando arriviamo alla resa dei conti, arriviamo alla concretezza di un ordine del giorno che dice, traduce ciò che la sua maggioranza, signor Sottosegretario, le ha detto in modo stentoreo. Lei sta qui perché ha la maggioranza, ha la fiducia della Camera, lo sa, non è qui di passaggio. Allora, se ha ascoltato questo dibattito, ha chiaro che le sue forze che la sostengono con la fiducia le hanno detto che questa cosa si deve fare, e le forze che danno la fiducia, se il sottosegretario fa il contrario di quello che gli avete detto, avete il coraggio e il carattere, non dico altro, per ritirarla questa fiducia o no? Altrimenti che cosa da diavolo ci stiamo a fare qui dentro? Ma insomma, io pretendo a nome di tutti i cittadini che rappresentiamo di non essere preso in giro. Allora, signor sottosegretario, qui dentro si è detto che sugli assorbenti e sui prodotti dell'igiene femminile bisogna ridurre l'IVA, e questo l'ha detto non l'ultimo dei passanti, ma la presidente della commissione bilancio, che o ci ha preso in giro o ha detto nella solennità dell'aula queste cose. Allora, lei come si permette di dare questo tipo ridicolo di parere? E la Presidente non ha nulla da dire. Signora Presidente, il governo la sta smentendo, e lei con il suo gruppo è il principale gruppo di maggioranza che dà la fiducia al governo. Ma lo sappiamo come funziona il vincolo fiduciario, lo sappiamo come funziona la sovranità, una repubblica parlamentare, o siamo già a fraccarotta? Colleghi, ma insomma, questa è una presa in giro che non può passare sotto silenzio. I nostri concittadini devono sapere. Allora, o ci dite che voi siete contrari a questa misura, ma ditelo, benedetti Dio, abbiate il coraggio delle vostre opinioni. Siete venuti qui ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e vi comportate come persone che non hanno il coraggio delle proprie opinioni. Siete 300, benedetti Dio. Allora, io vorrei sapere se il governo e la maggioranza che lo esprime hanno ancora un rapporto fiduciario oppure no. Perché se la Presidente della Commissione Bilancio viene sbugiardata in questo modo, deve soltanto dare le dimissioni. Questa è l'unica cosa che può fare. Ma stiamo scherzando? State rumoreggiando. Colleghi, guardate che ci sono milioni di donne italiane che devono sopportare questa spesa tutti i mesi e che hanno chiesto, come fatto anche in altri paesi, il diritto di non avere un onere finanziario mensile sul budget della famiglia, e non c'è motivo per non dar loro ascolto. Allora, abbiamo fatto un dibattito tutta la giornata, ripeto, la maggioranza ha preso un impegno, dopo mezz'ora il governo smentisce questo impegno. Ma cosa ci stiamo a fare qui dentro? Non è possibile, è una cosa non ammissibile. Signor sottosegretario, le ripeto, il popolo è, i nostri concittadini, il popolo, gli elettori sono testimoni di quello che è stato discusso qui dentro. Lei non può prendere una decisione che è contraddittoria, che contrasta e rinnega le cose che la sua maggioranza le ha chiesto di dire. Signor sottosegretario, io le chiedo formalmente di darci una risposta. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno 17, Bruno Bosso, con parere contrario del governo. La votazione è aperta.